Buongiorno a tutti, benvenuti. Seconda edizione del workshop di Yulm Food Academy, ideato dal sottoscritto in collaborazione con l'Università Yulm. Grazie per essere intervenuti tutti, tanti, grazie dell'affetto. Ringraziamento particolare va alla dottoressa Raffaella Quadri, direttore generale della Yulm, a tutti gli amici e miei pazienti. Iniziamo. Grazie. Niente. Eccoci qua. L'imbroglio alimentare. Falsi miti, truffe, fake news. Faremo sei incontri. Il primo lo terrò oggi io, e poi avremo altri incontri tutti legati alla confusione alimentare, a tutto ciò che gira intorno al cibo e all'acqua. Ogni incontro avrà un tipo di argomento. Ci saranno relatori illustri, stasera con noi, o stamattina con noi c'è anche il professor Russo, che uno dei relatori è un docente dell'università. Poi ci sarà la dottoressa Daniela Di Nerva, che è direttore della piattaforma salute di Repubblica Stampa. Ci saranno altri relatori che si interessano del cibo, ispezione e tutela degli alimenti. Ci sarà un avvocato docente di legislazione alimentare. E il professor Russo, come abbiamo detto prima, che parlerà e che è direttore del neuromarketing, si studia soprattutto il cervello legato al cibo. Partiamo subito con oggi: bugie e falsi miti sull'alimentazione. Negli ultimi 40 anni le abitudini alimentari degli italiani sono cambiate notevolmente. Sulle nostre tavole è arrivato cibo di ogni genere, buono, meno buono. Salutare, meno salutare, creando veramente una gran confusione. Radio, televisione, pubblicità concorrono ad informare, molte volte a disinformare l'opinione pubblica e creando tutto ciò che gira intorno al cibo, fake news, truffe, falsi miti. Oggi questo workshop ci aiuterà a capire in realtà, quanto sia importante sapere che il cibo anzitutto ci cura, è una cosa molto importante. E cosa gira intorno al cibo? Tutte le bugie che si dicono e poi diventano dei falsi miti. Riso è più digeribile della pasta. Infatti, quando noi siamo male, la prima cosa che facciamo è ci facciamo un po' di riso bollito perché tutti quanti, perché il riso è molto digeribile. Però quello che voi non sapete è che il riso ha un effetto saziante più della pasta. Pensate che 100 grammi di riso cotto diventano 260 grammi di riso crudo, diventano 260 grammi di riso cotto. Quindi è una bella porzione. Tutti dicono che di sera non bisogna mangiare i carboidrati. Non è assolutamente vero. Noi i carboidrati li possiamo mangiare in qualsiasi momento della giornata. In più, ricordiamoci che la pasta, i carboidrati contengono triptofano, che è un amminoacido che va a stimolare la serotonina, ci dà benessere. Quindi noi dormiremo anche meglio. Carne o pesce? Beh, qui è facile, cosa mi dite? E ora vediamo però se è vero. Certamente di petto tutti diremo il pesce, certo. Perché? Perché proteine di facile digestione. Il pesce soprattutto contiene gli acidi grassi omega 3, quelle famose sostanze che fanno stare bene il nostro organismo. Mangiare il pesce una sola volta alla settimana, diminuire del 10% andare incontro a ictus o infarto. Mangiarlo 3 volte alla settimana significa diminuirlo del 30%. Però ricordatevi che io quando parlo di pesce non parlo di pesce fritto, la famosa fritturina di pesce, perché in questo caso non avremmo
i benefici che noi vogliamo. Quindi cotture semplici alla mugnaia, ai ferri, al forno, quindi cotture semplici. La domanda che mi fanno sempre: il pesce contiene mercurio? In realtà è vero, ci sono alcuni pesci che possono contenere mercurio. Anzitutto, noi ricordiamoci che tutto viene molto tutelato, la legislazione italiana ci cura tantissimo e quindi viene controllato. Però ci sono dei pesci a grossa taglia, come il pesce spada, come il tonno, che possono contenere delle dosi di mercurio, perché il mercurio si accumula. Quindi i pesci di grossa taglia possono contenere mercurio. Però ricordatevi, se noi lo mangiassimo ogni giorno staremmo male, ma se noi lo mangiamo una volta a settimana, anche 2 volte non succede assolutamente nulla. Carne bianca o carne rossa? Certamente, la prima cosa che tutti noi diciamo: carne bianca, pollo, tacchino. Però dovete sapere che è vero che la carne rossa fa male, chi ne mangia tantissimo può portare al 18-21% per avere patologie cardiovascolari. Ma io dico sempre che non esiste nessuna fettina di carne rossa che possa far più male di una coscia di pollo se noi la fettina di carne rossa la cuciniamo con i pomodorini, l'origano, i capperi, con una cottura salutare. Invece il pollo lo cuciamo con la sua pelle, non per niente ci mettiamo pure del grasso dentro. Quindi molto importante non è tanto la qualità o il tipo di quell'alimento, ma anche le cotture che hanno importanza fondamentale, che ci può far diventare dannoso salutare quel tipo di alimento. E a questo proposito, tutti mi chiedono sempre: il forno a microonde è pericolosissimo, fa venire i tumori. Non è assolutamente vero. Oltretutto, il forno a microonde ci permette di poter cucinare senza aggiungere nessun'altra sostanza dentro, perché noi usiamo le sostanze del prodotto che è intrinseco nel prodotto stesso, quindi resta salutare e resta col suo sapore. Un'altra cosa che tutti mi chiedono e dicono: ma quando io scongelo un prodotto, poi lo posso ricongelare? Voi cosa fate? Ricordatevi che se il prodotto viene prima cotto lo potete scongelare e poi ricongelare, non lo potete fare se è un prodotto crudo. Quindi il prodotto cotto si può scongelare e poi ricongelare. Olio o burro? Beh, tutti sappiamo che l'elemento base della nostra dieta mediterranea è il famoso olio extravergine d'oliva. Olio extravergine d'oliva che sappiamo benissimo, previene le malattie vascolari, c'ha gli antiossidanti, la vitamina E, la vitamina K. Certamente l'olio extravergine d'oliva è il grasso per eccellenza, però io oggi vorrei dire 2 paroline a favore del burro. Anzitutto, ricordatevi che il burro contiene degli acidi grassi a catena corta, che sono dei particolari acidi che danno energia, come i carboidrati. Il burro crudo è digeribile quanto l'olio. Voi avete detto tutti olio. E perché voi evitate il burro? Qual è il motivo? Allora, rispondo io per voi. Voi evitate il burro perché contiene colesterolo, giusto? Grasso animale, fa male. Quindi noi evitiamo il burro. E guardate questa slide dietro di me. Guardatela con attenzione. 100 grammi di burro, 100 grammi di burro apportano 250 mg di colesterolo. 100 grammi. 2 uova apportano 350 mg di colesterolo. Quante volte noi ci facciamo una bella frittatina di 3 uova? E quanto tempo ci mettiamo per mangiare questa frittatina? 3 minuti? E quanto tempo noi ci mettiamo per mangiare 100 grammi di burro? Una settimana. Quindi, come vedete, questi sono i falsi miti che poi col tempo passano di mano in mano, di porta in porta, di bocca in bocca. Quindi il burro in un contesto generale lo possiamo benissimo mangiare. In più, ricordatevi che il burro ha meno calorie dell'olio.
Quindi se io sono una persona sana, oltretutto sportiva, benissimo il burro. Il burro è la migliore merenda per i bambini e per i giovani, soprattutto se sopra ci mettiamo un cucchiaio di cacao. Resta la migliore merenda per gli sportivi e per i ragazzi. Però sembra che adesso noi abbiamo parlato male dell'uovo, eh no? Il povero uovo invece ci aiuta tantissimo. Anzitutto è un prodotto ipocalorico, pochissime calorie. Pensate che un uovo non apporta manco 70 calorie, niente. L'uovo contiene tutte le vitamine. Ed è l'alimento proteico per eccellenza. Infatti, gli sportivi cosa fanno? Si fanno dei bei 5, 6 bianchi d'uovo, bello, ricco di aminoacidi, di proteine sane. È il rosso d'uovo che contiene colesterolo, però abbiamo visto anche che va visto in un contesto generale, quindi ben venga anche l'uovo. La domanda che mi fanno più frequente è: quando prendono gli antibiotici, no, le uova non si possono mangiare. Questa è una cosa che me la sentivo dire anche dai miei genitori. Non è assolutamente vero. Sono i sulfamidici che non si possono mangiare, cioè quando assumiamo sulfamidici che non si possono prendere le uova. Zucchero o sale? Li bocciamo tutte e due, giusto? Allora, vediamo un pochino. In questo momento il sale viene visto come il primo indicatore del junk food, addirittura più dello zucchero. Addirittura negli Stati Uniti viene additato in un modo particolare, perché il sale è il nostro nemico, è il nemico della nostra salute. Soprattutto per chi ha problemi di ipertensione arteriosa, il sodio, quando parliamo di sale, noi parliamo di sodio, è dannoso alla nostra salute. Sale non significa solamente quello che noi mettiamo normalmente per salare, ma è quello che noi troviamo già negli alimenti. Un grammo di sale apporta 0,4 grammi di sodio. La dose consigliata è di 5 grammi di sodio. Gli italiani sono dei gran consumatori di sale, addirittura ne consumano il doppio di quello che noi dovremmo consumare. Ci sono persone che addirittura non arriva neanche il piatto, già salano prima di iniziare a mangiare, senza vedere se è saporito o no, perché diventa un'abitudine. Ricordatevi che troppo sale uccide. Nel mondo muoiono ogni anno per il troppo apporto di sale e di malattie correlate a chi mangia tanto sodio, 2 milioni e 300 mila persone. L'Italia è seconda solo all'Ungheria per il consumo di sale. Il sale, quello che noi mettiamo, è solo il 20%, normalmente è quello che noi troviamo negli alimenti, perché tutti gli alimenti contengono sale, sodio. Guardate questa slide dietro di me. Addirittura in fondo a destra ci sono delle acque che contengono più sodio di alcuni alimenti, per farvi capire che nessuno ci pensa, ma tutto contiene sodio. Sono poche le cose che non contengono sodio. Vino o birra? Tutte e due. Vino. Ognuno dice la sua. Allora. Nella nostra cultura, anzi, nella nostra alimentazione, il vino, l'alcol è un optional. Noi per stare bene non ne abbiamo bisogno. Certo che però nella nostra cultura mediterranea un bicchiere di vino, quando stiamo con gli amici, ci tolgono pure il bicchiere di vino, è un piacere, quindi è una convivialità. Le linee guida della corretta alimentazione ultimamente lo bocciano quasi esclusivamente, però uno o due bicchieri di vino nelle persone abituate a bere, non perché oggi io dica che si può bere un bicchiere di vino, ci mettiamo a bere il vino, nelle persone abituate a bere, mai prima di svolgere mansioni che richiedono attenzione, mai prima di mettersi alla guida di un autoveicolo, un bicchiere di vino è concesso. Frutta o verdura? Questa
Tutte e due. Tutte e due perché? Anzitutto, le linee guida della corretta alimentazione dicono che noi dobbiamo introdurre 5 porzioni fra frutta e verdura, perché ricche di vitamine, di sali minerali, di fibre, di antiossidanti, di micronutrienti, perché apportano poche calorie. Però facciamo attenzione alla frutta, perché la frutta è zuccherina. Purtroppo non ho avuto il tempo di mettere una slide sulla frutta, però ve la dico a voce. Un succo di frutta o un succo di spremuta, che tutti lo facciamo perché ci fa piacere. Ah, una bella spremuta di agrumi, ah, le vitamine, ah. Allora, quando noi facciamo una spremuta o beviamo un succo, le fibre ci sono più? No. Ma secondo voi quante vitamine restano nella spremuta? Quindi che beviamo? Fruttosio. E ci fa bene? Quindi ricordatevi che succhi e spremute meglio a stomaco pieno se mangiamo qualcosa insieme, perché altrimenti noi introduciamo solo fruttosio. La frutta va mangiata lontano dai pasti, è la cosa che mi chiedono tutti quanti. No, assolutamente no. La frutta per me è meglio mangiata a fine pasto, perché contiene degli acidi organici tipo l'acido citrico, l'acido malico, che ci permettono una migliore digestione del cibo. In più, quando la frutta è troppo zuccherina, noi introduciamo degli zuccheri. Questi zuccheri, se poi siamo a digiuno, entrano subito in circolo. Alzano la glicemia, producono insulina che si trasforma in grasso sulla pancia e in infiammazione per il nostro organismo. Quindi la frutta sì, meglio se a fine pasto, però non è vero che va mangiata lontano dai pasti. Ora va di gran moda la banana. Tutti gli sportivi mangiano la banana, vediamo in televisione, perché? Perché contiene potassio. Però guardate che la banana non è l'alimento o il frutto più ricco di potassio. Come potete leggere, l'avocado ha più potassio della banana, il kiwi ha più potassio della banana e così anche il ribes. Certamente la banana è comoda, la sbucci, butti in bocca, certamente, però non è la risposta che tutti danno perché contiene potassio. Lo contiene, ma ci sono altri alimenti che lo contengono. L'ananas brucia i grassi, questo me lo dicono soprattutto le signore con la cellulite. E dicono: ah no, no, l'ananas brucia i grassi, è finito di mangiare, mi faccio 2 fettine di ananas, oppure c'ho la cellulite. Allora, l'ananas permette una migliore digestione delle proteine, non dei grassi, perché c'è il suo principio attivo che si chiama bromelina, che è un potente antiossidante antinfiammatorio. E io lo prescrivo normalmente ai miei pazienti, la bromelina. Però non è vero che aiuta a digerire i grassi. È un antiedematoso antinfiammatorio. Alcune curiosità sulle verdure. In ogni caso, fra frutta e verdure, io personalmente scelgo le verdure perché hanno meno calorie, perché contengono meno zuccheri, perché hanno un ottimo effetto saziante e hanno gli stessi micronutrienti, sali minerali, vitamine della frutta. Parliamo un po' del pomodoro, il nostro frutto, la nostra verdura per eccellenza. A chi è che non piace? A chi è che non piace il pomodoro? Sì, probabilmente chi ha un po' di reflusso gastroesofageo gli dà fastidio il pomodoro, però un pomodoro cotto non dà questi problemi. Ma il pomodoro, oltre ad essere buono, contiene vitamina C e contiene licopene. Non lo so se qualcuno ha già sentito parlare di questo licopene, che è un potentissimo antiossidante. E ci sono sempre più studi sul licopene, però nessuno sa che il licopene, per assimilarlo, dobbiamo cuocere il pomodoro, perché se il pomodoro non viene cotto, non sprigionerà mai questo licopene. Se ci aggiungiamo l'olio extravergine d'oliva, l'assimileremo ancora meglio il licopene. Broccoli, cavoli, cavolfiori, ormai ne parlano tantissimo perché ha potentissimi poteri antiossidanti. C'è qualcuno che dice antitumorale, ma io una volta quando usavo questo termine il mio direttore mi tagliava la lingua se dicevo che un cibo era abbinato al tumore. Oggi invece se ne parla tantissimo.
Però usiamo la parola antiossidante. I broccoli, cavoli, cavolfiori sono dei potentissimi antiossidanti. Contengono glucosinolati, soprattutto il sulforafano, che è un potentissimo antiossidante, ma veramente potente. Però, se noi il broccolo, il cavolfiore, non lo cuciniamo per almeno 10 minuti con una cottura semplice, e se superiamo temperature molto alte, non verrà mai assimilato. Quindi noi mangeremo broccoli, cavoli e cavolfiori solo perché sono buoni, ma non perché ci sprigionino quelli antiossidanti che a noi servono. Verdure a foglia verde, erbette, spinaci, scarola, contengono clorofilla, un potentissimo antiossidante. Contengono acido folico, fa benissimo alle donne in modo particolare, soprattutto anche agli uomini stressati, perché l'acido folico abbassa l'omocisteina, che è un potentissimo tutore dello stress. La luteina. Piccola riflessione: se voi le verdure a foglia verde le cucinate nell'acqua, le fate bollire come facciamo tutti, giusto? Poi buttiamo l'acqua e ci mangiamo la verdura. Gran parte di quelle proprietà antiossidanti restano nell'acqua di cottura. Quindi qual è il consiglio dell'esperto? Di riutilizzare quell'acqua di cottura per fare delle minestre mineralizzanti, soprattutto per i ragazzi giovani e per gli anziani. Latte o yogurt? Questo è facile. Allora, entrambi contengono proteine. Entrambi contengono il calcio, entrambi sono due alimenti salutari per la nostra salute. Certamente lo yogurt ha delle proprietà in più, perché? Perché i fermenti lattici prevengono le malattie intestinali, danno benessere intestinale e quindi aumentano anche le difese immunitarie. Quindi meglio lo yogurt che il latte, oggi sono anche dei latti fermentati. Una domanda che tutti mi fanno sempre: ma io la gastrite posso bere il latte perché mi dà beneficio? Il latte, come voi potete leggere, ha un pH neutro basso che ci dà un illusorio beneficio alla gastrite, però il latte non riesce a curare la gastrite, quindi non è assolutamente vero che il latte fa bene alla gastrite. Il cibo senza lattosio è più salutare, oggi è di gran moda. C'è quello senza glutine, c'è quello senza lattosio. Ah no, io non mangio lattosio perché sono intollerante. Ah no, io il lattosio non lo digerisco. Sappiate che se voi abituate il vostro organismo a non consumare anche piccole dosi di qualcosa che contiene lattosio, quindi derivati del latte, voi non lo digerirete mai più. Perché non riuscite più a far sì che la lattasi, che è quell'enzima che ci permette di digerirlo, alla fine voi non riuscirete più a mangiare i formaggi. Quindi meno li mangiate e più starete male. I dolci. I dolci fanno male tutti, giusto? Allora, incominciamo a dire che il componente fondamentale del dolce è lo zucchero. Che lo zucchero è collegato un pochino a tutte le malattie del benessere, obesità, diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e così via. Zucchero bianco o zucchero di canna? Sia lo zucchero bianco che lo zucchero di canna sono identici, hanno la stessa molecola, solo che uno è colorato. E un altro non è colorato, però entrambi hanno le stesse calorie ed entrambi fanno male in dosi eccessive, sia bianco che di canna è la stessa cosa. Parliamo un po' dei due dolci più consumati. Cioccolato e gelato sono i due dolci più consumati. Cioccolato al latte o cioccolato fondente? Qui non si poteva sbagliare. Ma perché il cioccolato piace così tanto? Ve lo siete mai chiesti? I francesi dicono che il cioccolato ha lo stesso punto di fusione della temperatura della nostra bocca,
Quindi quando noi mangiamo il cioccolato si scioglie in bocca, sprigionando tutti quegli aromi che noi riusciamo subito a percepire. Addirittura i francesi sempre lo dicono che mangiare del cioccolato è più piacevole di un bacio profondo alla francese, lo dicono loro, eh. Il cioccolato perché piace così tanto? Perché contiene feniletilanina, che è la stessa sostanza che si forma nel nostro cervello quando siamo innamorati. Il cioccolato contiene anandamide, è la stessa sostanza che noi troviamo nella marijuana. Però mangiare cioccolato non è come fumare uno spinello, dovremmo mangiarne 20 kg di cioccolato, quindi moriamo subito prima di dire che abbiamo assimilato l'anandamide. Il gelato è un piacere o è un alimento? Bravi, il gelato è un piacevole alimento, io dico. Perché? Perché contiene tutti i nutrienti di cui noi abbiamo bisogno, soprattutto se prendiamo un gelato con gli ingredienti giusti. Proteine, grassi, zuccheri, vitamine. Il gelato è un vero e proprio alimento per i bambini inappetenti e per gli anziani che non riescono a masticare. Logicamente dobbiamo vedere come è fatto il gelato. Il gelato può essere fatto con il latte, con l'acqua, con le uova, con la frutta, con lo zucchero, col burro. Ci sono gelati di ogni tipo, però ci sono gelati con la frutta secca, col cioccolato, con lo yogurt, al caffè, gelati di soia. Quindi ci sono in realtà veramente il gelato è un vero alimento, non è più considerato un dolce in sé. Ci sono gelati senza lattosio, ci sono gelati senza glutine, ci sono gelati derivati della soia, ce ne sono gelati di ogni tipo. Però il problema che noi ci dovremmo porre quando abbiamo deciso di mangiare il gelato è quante calorie ha un gelato, perché non è che noi ne possiamo mangiare quanto ne vogliamo. Vi ho messo un po' le calorie dei gelati un pochino più che noi consumiamo. Un gelato alla crema al cioccolato, per 100 grammi, quindi significa due palline, apporta circa, ma anche tre palline, dipende da quanto è grande la pallina. Circa 220 calorie, un gelato alla crema al cioccolato. Un gelato alla frutta, 130 calorie. Un gelato allo yogurt, 150 calorie. E voi mi direte, ma perché un gelato allo yogurt, 150 calorie, yogurt e gelato, 80 calorie? Perché molti gelatai sono dei furbacchioni. Vi fanno il gelato allo yogurt e dentro ci mettono la panna, il burro. E quindi non è un gelato, è al gusto yogurt, ma non è un gelato allo yogurt. Perché uno yogurt gelato, come lo chiamo io, fatto solo con lo yogurt, 100 grammi apportano solo 80 calorie. Noi addirittura lo potremmo mangiare ogni giorno. È benefico, è salutare, è saporito, ci possiamo aggiungere quello che vogliamo dentro, un po' di caffè, un po' di cioccolato, un po' di frutta, ed è un vero alimento. Lo yogurt gelato è un vero alimento e apporta poche calorie. In più, il gelato dà subito degli stimoli, e qui c'è il professor Russo che ce lo dirà, arriva subito al cervello. E ci dà subito quello stimolo che è un alimento buono, che ci piace. Oltretutto, i grassi del gelato, soprattutto quello fatto con le creme, arrivano nell'intestino tenue e vanno a stimolare la colicistochinina, che ci dà subito un senso di sazietà. Quindi il gelato di per sé, oltre a far bene, potrebbe anche aiutarci a fare una dieta. E io normalmente do ai miei pazienti al posto di un pasto un gelato. Caffè lungo, caffè corto. Allora, bravi, chi ha detto caffè corto? Anzitutto, incominciamo a dire che il caffè è una delle bevande più consumate al mondo. Contiene più di 800 sostanze attive, 800. Noi, logicamente, ci soffermiamo sulla più famosa, che è la caffeina. Come potete vedere, un caffè espresso, quello ristretto
A casa o del bar apporta 40 mg di caffeina. Fatto con la Moco 80 mg, quello americano lungo, che normalmente tutti si fanno fare un caffè lungo perché pensano che sia più leggero, invece contiene più caffeina rispetto a tutti quanti gli altri. Quindi se voi volete un caffè lungo, fatevi fare un ristretto e poi ci aggiungete dell'acqua calda dentro. Questo è un vero caffè meno dannoso. Il caffè fa male al fegato, non è assolutamente vero. Lavori scientifici nuovissimi addirittura dicono che il caffè può aiutare a stare meglio con le malattie del fegato. E adesso fermiamoci ancora 2 minuti sull'acqua, poi dopo farete tutte le domande che volete. L'acqua è un vero alimento. È importante per la respirazione, digestione, termoregolazione, idratazione, trasporto dei nutrienti, eliminazione delle scorie e così via. L'acqua è importante per tutto. Le linee guida della corretta alimentazione dicono che noi dobbiamo introdurre 1 ml per ogni caloria che introduciamo. Che significa? Che se io faccio una dieta di 2000 calorie, devo introdurre 2 litri di acqua. Acqua non significa però solo quella che noi normalmente usiamo come bibita, ma anche quella che normalmente noi troviamo negli alimenti. Questa slide dietro di me è molto interessante. Chi beve più di 5 bicchieri al giorno rispetto a chi ne beve solo 2 può minuire del 40% andare incontro a ictus o infarto. Quindi ricordatevi che l'acqua è fondamentale. L'acqua fa dimagrire. Tutti quanti sorridono e fanno come fate voi. Certamente, io bevo, non mangio, dimagrisco. Però, in realtà, se noi bevessimo 2 bicchieri di acqua prima di iniziare a mangiare, fredda, fresca, 10-15 gradi, quest'acqua, quando noi la introduciamo nel nostro organismo, si deve per forza trasformare da 10-15 gradi a 37 gradi. Questo passaggio di trasformazione dell'acqua si chiama termogenesi, quindi alza il tasso metabolico. Perché ciò avvenga, però, noi dovremmo bere 8 bicchieri di acqua al giorno e dovremmo distanziarli nelle varie giornate. Se oltretutto noi bevessimo dell'acqua gassata, a maggior ragione, ci darebbe anche un senso di sazietà, per cui l'acqua potrebbe aiutare a dimagrire. E soffermiamoci un po' sui falsi miti dell'acqua. È meglio bere lontano dai pasti. Certamente che fa bene bere lontano dai pasti, ma se noi beviamo anche durante i pasti, migliora la consistenza degli alimenti. Quindi noi possiamo bere anche durante i pasti, anzi dobbiamo bere. L'acqua gassata fa male. Fa male nelle persone che soffrono di gastralgie, di reflusso gastroesofageo, altrimenti l'acqua con gas non fa assolutamente male. L'acqua provoca ritenzione idrica, qui ci sono anche delle pubblicità in televisione, non è assolutamente vero. La ritenzione idrica succede, viene causata da altri fattori, dal sodio, dal cibo che introduciamo, da altre cose. Il calcio presente nell'acqua viene assorbito dal nostro organismo. È falso, cioè viene assorbito dal nostro organismo. Tant'è vero che le persone che non possono mangiare formaggio perché hanno un'ipercolesterolemia, perché non possono introdurre il formaggio perché sono intolleranti al lattosio, noi consigliamo sempre di bere acqua. Ci sono delle acque ricche di calcio che si danno veramente alle signore con osteoporosi, a chi ha bisogno di calcio. L'acqua ricca di calcio fa venire i calcoli. Non è assolutamente vero, perché l'acqua in sé non è indipendente dal calcio che ci sia. Ci permette, perché va a stimolare tutto il meccanismo del nostro organismo, che non è vero che fa venire i calcoli. L'acqua con residuo fisso è migliore delle altre acque.
Non è no e non è sì. Certamente le acque a residuo fisso, in una persona a basso residuo fisso, che ha un'ipertensione ed è anche povera di sodio, deve bere un'acqua a basso residuo fisso, però non è assolutamente vero che è migliore rispetto a tante acque, perché uno sportivo invece deve bere un'acqua con un residuo fisso più alto perché ha bisogno dei sali minerali che perde durante la sudorazione. Abbiamo finito, eh? Sport. Quante persone mi dicono, ma io faccio sport tutto il giorno e ingrasso? Cari miei, se voi volete dimagrire, oltre a fare sport dovete fare una dieta. Il fatto che voi facciate sport non significa che potete mangiare tutto quello che desiderate. Oltretutto, se voi volete perdere la vostra bella pancetta, dovete fare 18 km alla settimana a passo spedito, altrimenti il grasso addominale non lo perderete mai. Grazie. Allora, adesso. Allora, logicamente io non ho messo tutti i falsi miti che potremmo trovare in circolazione, quindi dopo fatemi tutte le domande che volete. Dunque, il formaggio non va assolutamente demonizzato, soprattutto in una persona che non ha problemi di ipercolesterolemie, perché alla fine il problema grosso del formaggio è chi ha il colesterolo alto. Certamente, tutti consigliano, soprattutto quando si ha l'osteoporosi, e questo avviene soprattutto in una signora dopo i 50 anni, 60 anni, dice bisogna mangiare il formaggio. Ricordatevi che i vegani che non mangiano formaggio non hanno più problemi di osteoporosi rispetto a un'altra persona onnivora. Per cui il problema è il calcio urinario che noi perdiamo, non è quello che noi introduciamo. Quindi alla fine il formaggio non va demonizzato, tranne che non ci sia un'ipercolesterolemia. Troppo formaggio, come qualsiasi altro alimento, fa male. È la quantità che fa sì che diventi un determinato alimento lo faccia diventare dannoso. Quindi ben venga il formaggio perché contiene calcio, amminoacidi, proteine e tante altre sostanze. Ho conosciuto una persona, un'amica, che viene da New York e lei ha diversi problemi riguardo l'intolleranza alimentare. E mi ha informato su questa intolleranza che è dovuta al fruttosio. Quali sono queste particolarità? Perché io proprio non conoscevo, perché di intolleranze ne ho sentite a bizzeffe, ma questa sul fruttosio effettivamente mi è stata nuova e ho avuto qualche difficoltà anche a cucinare per lei, per cui volevo un po' capire quali sono i meccanismi e quali sono eventualmente verdure e frutta che sono migliori. Anzitutto noi dobbiamo capire se realmente, voi avete capito tutti, vero quello che ha chiesto la nostra amica. Allora, innanzitutto bisogna capire se realmente è vero che questa signora abbia un'intolleranza al fruttosio. Esiste un esame che si fa normalmente anche con il sangue, che si chiama la fruttosamina. Però deve sapere che negli Stati Uniti sono molto aggressivi sulle intolleranze e fanno anche quello che normalmente non dovremmo fare. Anche in Italia ci sono, infatti, tutte queste intolleranze che girano, soprattutto in tantissimi posti non referenziati, che ci viene fuori che siamo intolleranti a chissà quante cose, la maggior parte delle volte non sono vere. Ricordiamoci che le intolleranze vere sono semplicemente quella al lattosio, quella al glutine, quella al nickel e raramente poi ci sono quelle al fruttosio. Come l'ha fatta a diagnosticare? Con un test? Che tipo di test? Eh sì, ma
Sì, ma credetemi, io già so che sono quei test sulle IgG che servono a poco, perché le facciamo anche noi in Italia questi test. L'ha detto lei, non l'ho detto io. Comunque sono quei tipi di test che fanno al... Basta che lei mangia un frutto, prenda una spremuta e già capisce subito se lei può star male, se ha un problema. Sì, vabbè. Secondo lei è possibile? Quindi sì, può essere, ma bisogna diagnosticarli in un modo molto concreto. E poi le intolleranze ci sono veramente di tutti i tipi. Proprio oggi ci sono quei posti che ha detto lei dove le fanno venire che intolleranze 150 alimenti. Come si fa a fare? Buongiorno. Buongiorno, vorrei sapere qual è la sua opinione sul consumo di pane, in particolare pane a grano duro o pane a grano tenero. Grazie. Oggi è un argomento molto discusso, quello delle farine e quelle del pane. È anche un argomento molto bello. Ne sappiamo qualcosa io e la dottoressa Quadri, che combattiamo per il pane sano, per il pane salutare, il pane lievito madre, il pane fatto con le farine antiche non si usa, però a me piace usarlo ancora questo termine, anche se ormai non c'è più differenza fra la farina antica e la nuova farina, però a me piace ancora usarlo, quindi fatto col grano, come diceva lei, quei grani veri. Allora, il pane fatto con il grano antico certamente dovrebbe dare meno allergia del pane normale, ma oggi neanche il pane, tranne se non uso proprio una farina super raffinata, che potrebbe dare dei problemi. Lievito madre, grano duro, certamente è un pane che è più digeribile, è un pane integrale, dimenticavo, è un pane che apporta meno calorie, dà un miglior senso di sazietà ed è anche più digeribile. Il grano tenero noi però per molti panificatori e per molti, soprattutto chi fa i dolci, è una farina importante, quindi, però lei mi sta parlando di pane, quindi logicamente... lievito madre, farine di quelle di una volta è completamente più buono. Volevo chiederle la validità per lei della dieta barra nutrizione della FODMAP. Allora, nel quarto incontro parlerò proprio di tutte queste diete, anche della dieta FODMAP. No, però anticipiamo qualcosa. Per chi non lo sapesse, il FODMAP sono tutti quegli alimenti che vanno a influenzare il nostro intestino. Quindi si dà soprattutto a quelle persone che soffrono in modo particolare nelle malattie conclamate intestinali, però soprattutto nella sindrome del colon irritabile oppure chi ha problemi anche di glutine, intolleranza al glutine. Però c'è una grande differenza fra... un'intolleranza al glutine è una sensibilità al glutine non celiaca. Oggi si fa una grossa differenza. Mi dispiace se per qualcuno è un po' difficile capire. Stiamo parlando di chi è affetto da celiachia, quindi non deve introdurre nessun alimento che abbia del glutine. Però oggi esiste una nuova malattia, perché nonostante delle persone dicessero che non risultano malate di celiachia, lo stesso hanno i problemi a introdurre questi alimenti ricchi delle sostanze che dopo gli diremo. E in realtà esiste una nuova malattia che si chiama sensibilità al glutine non celiaca. Quindi alla fine sono intollerante a tutte le sostanze che contengono il glutine, però non mi viene fuori. E la diagnosi viene fatta semplicemente con un'attenta visita, più di una visita, perché anche solo con una visita non si riesce a capire. Certamente oggi è una moda quella di gluten free, no, soprattutto poi rimproverano quelle mamme che mandano i bambini nelle feste con il loro pacchettino con dentro la pizzetta senza glutine, perché loro pensano che il figlio abbia un problema al glutine, o perché lo pensano loro e poi lo vogliono pure che pure il figlio. Quindi bisogna fare molta attenzione. Certamente FODMAP nelle patologie conclamate va fatta, quindi significa evitare tutto ciò che contiene il glutine, significa evitare tutti anche quegli alimenti che danno particolari problemi digestivi, broccoli, cavolfiori, lo stesso sono. Quindi tutte quelle cose più digeribili che il nostro intestino riesce a digerire.
Come si modifica il latte dopo averlo riscaldato o bollito? Normalmente noi oggi il latte che noi consumiamo non è più come una volta che lo prendevamo dalla mucca e dovevamo per forza riscaldarlo e quindi perdeva tutto l'apporto nutrizionale che c'era. Oggi viene fatto con dei processi che restano intatti tutti i principi attivi. Certamente se lei il latte me lo beve e lo fa bollire tantissimo e non lo riscalda, perde parte delle proprietà nutrizionali che lei diceva. Quindi alla fine il latte che noi beviamo oggi è un latte sterilizzato, non ha problemi manco di cotture. Lo riscaldiamo perché ci fa piacere un qualcosa di caldo, però o caldo o freddo restano intatte le proprietà nutrizionali. Buongiorno professore, volevo fare un passo indietro sui formaggi e chiederle, per chi ha problemi di colesterolo, che formaggi si possono mangiare e con che frequenza nel caso? Grazie. Allora, anzitutto, il formaggio va visto in un contesto generale, perché se lei mangiasse come proteine sopra il formaggio, se lo mangi tutti i giorni, pure se c'è il colesterolo alto, detto da medico. Però se lei di sera si mangia l'uovo, e il giorno dopo mangia la carne rossa, e poi si mangia la fettina di salame, e poi si mangia il dolcetto, e allora gli dico, no, cara mia. Però la colpa non è tanto più solo del formaggio, la colpa è del contesto, quindi va visto a 360 gradi l'apporto di colesterolo che io devo introdurre tutti i giorni. Poi dobbiamo pure capire quant'è la sua ipercolesterolemia, perché se lei ha una ipercolesterolemia lieve, eh no, e allora deve fare attenzione ai formaggi, però formaggio significa anche dolce, poi il rosso d'uovo deve fare attenzione a tutto ciò che c'è il colesterolo dentro. Buongiorno professore, volevo tornare indietro ai tipi di cottura. Adesso poi più avanti col bel tempo si arriverà a fare le famose grigliate. E la carne ai ferri, la verdura ai ferri, fanno male? Grazie. Tutte le cotture che procurano bruciatura sono tossiche per il nostro organismo. Perché? Perché sprigionano sostanze tossiche tipo gli idrocarburi, sprigionano tossine che fanno male. Se lei se la fa una volta a settimana non succede niente, però se lei ogni giorno mangia la brace fa male. Si ricordi che a differenza delle verdure, la carne, si chiama ferro M, e ancora sprigiona altre sostanze ancora più pericolose con la bruciatura. Quindi la carne bruciata fa più male di una verdura bruciata. In ogni caso fanno male tutte e due, però dipende sempre dalla quantità. Buongiorno. In caso di prediabete, leggevo ultimamente che non è vero che il riso deve essere totalmente rimosso dalla dieta, perché non è vero che abbia questo assorbimento della glicemia così veloce, cioè del glucidi così veloce come dicono. È vero? Io nei miei pazienti diabetici do anche il riso. Però dovete sapere una cosa, che un riso che cuoce in 10 minuti è veleno. Un riso che cuoce in 20 minuti lo stesso fa male. Stiamo parlando per i diabetici, eh? Non vorrei essere frainteso. Ho visto che mi guardavate male. Un vero riso che può consumare un diabetico è un riso che deve cuocere in almeno 45-50 minuti. Deve essere integrale e deve cuocere 50 minuti. Questo è un riso che possono mangiarlo anche i diabetici, perché abbassa tantissimo l'indice glicemico. Due, tre trucchetti importanti. Vale anche per la patata, come per il riso, quello che ora vi dico. Anzitutto ricordatevi che se voi assaggiate un riso integrale vero che cuoce in almeno 50 minuti non assaggerete mai più nessun altro riso, tanto che buono. Due, un riso integrale vero non è scuro, è più chiaro di questa parete. Se qualcuno mi dovesse dire, ma 50 minuti,
ho capito, ma mica devi stare lì a guardarlo il riso. Beh, lo butta e se ne va e torna dopo 50 minuti, quindi cambia poco. Quindi quel riso voi lo fate per due o tre giorni. E il trucchetto dov'è? Se voi mettete il riso, dopo vi dico anche della patata, nel frigorifero, e il giorno dopo voi lo ribollite, quel riso abbassa ancora di più l'indice di glicemico, quindi è un riso che si può ancora mangiare di più. Se voi volete mangiare le patate, altro veleno per i diabetici, fate bollire la patata con la buccia, dopodiché la mettete in frigorifero almeno due o tre ore, se è un giorno meglio. La rimettete nell'acqua bollente, la sbucciate e si abbassa del 50% l'apporto di zuccheri che alza la glicemia. Due domande. Una è la mela che una al giorno leva il medico di torno. Io da diabetico confermo il riso che lei mi ha insegnato a prendere integrale, però c'è un problema: al ristorante non ti fanno quel risotto. Quindi la mela riferita ai frutti, per esempio estivi, sempre per un diabetico, quelli buoni, la fragola, la ciliegia, la pesca, ha un vantaggio? Perché mi accorgo che se mangio le fragole, se mangio le ciliegie, la mia glicemia va su. La seconda cosa, lo sportivo. Lo sportivo, quello, come dire, del piacere, non quello agonistico e competitivo, che fa la passeggiata veloce alla mattina, fa la sua ora di passeggiata veloce alla mattina, oppure quella che la fa dopo pranzo, nel primo pomeriggio, sono questi i due tempi. Come deve affrontarla? Con una ricca colazione alla mattina e poi il post passeggiata, come deve affrontare il pranzo? Allora, parliamo prima della frutta. Logicamente per un diabetico è importantissimo la frutta, quanto zucchero c'ha dentro. Cioè, lei l'ha colta dalla mela dall'albero acerba o ha maturato come fanno normalmente adesso? Perché l'apporto zuccherino del frutto è la cosa importante per tutti, ma nel diabetico in modo particolare. La frutta zuccherina, logicamente al diabetico fa male. Però noi facciamo che è stata colta nel momento giusto, la frutta nel pieno vigore è della sua della parte buona. Ci sono dei frutti che hanno un indice glicemico più basso e che sono più indicati per chi ha il diabete. I frutti di bosco, i mirtilli. Le fragole però devono essere un po' acerbe. Poi oggi ci sono le fragoline, ci sono le fragole di serra, ci sono tantissimi tipi di fragole. Quindi purtroppo l'apporto zuccherino è collegato alla patologia. Più è acerbo, più fa bene al diabetico. Non mi piace, lo so, però alla fine purtroppo la frutta è zucchero. Se però io la frutta la mangio a fine pasto, probabilmente quel problema non ce l'ha il diabetico. Perché? Perché la frutta, come abbiamo detto all'inizio, non alza velocemente la glicemia perché entra subito in circolo, ma si mescola a tutti gli altri alimenti. Quindi mi posso permettere di mangiare quel frutto che mi piace perché non mi alza velocemente la glicemia. Per quanto riguarda la mela è tra i frutti che possiamo mangiare in realtà, perché contiene acido clorogenico, che è un potissimo antiossidante e sembra che tenga anche sotto controllo un pochino la glicemia. Poi, se volete un'altra curiosità, addirittura hanno paragonato la mela agli ansiolitici, perché sembra che contenga un potentissimo antiansia la mela. Poi la mela contiene una buona parte di fibra, ma la mela va mangiata con la buccia però, quindi lavata bene e mangiata con la buccia. Per quanto riguarda
il cibo e lo sport. Devi sapere che il dottor Dallera è il responsabile dello sport del Corriere della Sera. Abbiamo scritto anche un libro insieme, Mangia come un campione. E per quanto riguarda invece l'alimentazione dello sportivo non agonistico, se io sport lo faccio a metà mattina, io devo fare una prima colazione un'ora prima. Devo introdurre per forza i carboidrati. Quindi carboidrati di facile digestione, però di mattina che mangio i carboidrati e ci mettiamo insieme al latte, facciamo insieme a uno yogurt. Questo modo mi permette di avere gli zuccheri semplici e gli zuccheri complessi, di modo che io ho gli zuccheri semplici che mi danno subito l'energia che ho bisogno. Gli zuccheri complessi sono quelli che mi stabilizzano quello sport che devo fare. Però dipende anche dal tipo di sport, perché se io devo fare lo sci, io devo stare bene per 5 minuti, quindi mi conviene farmi un bel cucchiaio di miele, detto fra di noi, non si dovrebbe fare, però prendo il miele, mi dà l'energia necessaria, sto bene per 5 minuti, io non ho bisogno più di energia dopo, ho finito. È diverso se io devo fare una partita di calcio, una partita di tennis. In questo caso quindi devo introdurre il giusto apporto di carboidrati, il bilanciamento delle proteine, la sera prima devo fare carico col glicogeno, quindi carboidrati la sera anche prima di fare la partita. Se io devo fare sport di pomeriggio, come mi diceva il dottore, io a mezzogiorno minimo devo mangiare 2 ore prima, quindi un bel piatto di pasta. Logicamente quando io dico pasta non dico carbonara matriciana, perché sennò sale e scende. Dico un piatto di pasta con un sugo di verdure leggero. E dobbiamo fare anche le prove, perché se io vi dico, ma lui mi ha detto io posso fare un bel piatto di cime di rapa, pasta con le cime di rapa, però se voi le cime di rapa le soffriggete, bello con l'acciugo, con l'aglio, e poi andate a fare la partita, dice, ma l'ha detto il dottore, voi non la digerirete mai. Quindi il piatto ideale, che è completo di tutto, bisogna sempre fare le prove prima della gara, però in una persona sana è la pasta con i legumi, pasta e ceci, pasta e fagioli, pasta e lenticchie. È un piatto completo, non per fare di nuovo una battuta, ma non con la cotica dentro, i fagioli fatti con il rosmarino, con la salvia, bello pulito, olio extravergine d'oliva, è il piatto migliore che esiste. Ma anche un piatto con il ragù, logicamente il ragù non fritto e soffritto, con un ragù fatto in modo salutare. Buongiorno. Allora, avevo 3 cose veloci da chiedere. Per quanto riguarda il discorso della carne, no? Se fa la differenza sapere com'è allevato l'animale che mangio e l'età che ha. Per quanto riguarda la verdura e la frutta, se nei discorsi che abbiamo fatto, la stagionalità può in qualche modo influire. E ultima cosa, per quanto riguarda il colesterolo, formaggi, i formaggi si fanno con diversi tipi di latte, vaccino, caprino, ovino, di bufala, se questo cambia e se anche la stagionatura del formaggio può in qualche modo influire, per cui uno può scegliere meglio uno o l'altro. Grazie. Allora, incominciamo dalla carne, giusto? Oggi stiamo parlando di carne animale, giusto? Non di pesce. O di pesce, la carne in generale, anche di pesce. Allora vi faccio prima un esempio più interessante che quello del pesce. Oggi tutti fanno ancora una distinzione fra pesce pescato, pesce d'allevamento. Dovete sapere che ci sono alcuni posti che ho visitato anche dove il pesce d'allevamento viene messo in mare con un tapirulà ad aria che mettono contrario al pesce che deve risalire. Questo è un pesce, sarà anche da allevamento, ma è un pesce che fa ginnastica tutti i giorni. È un pesce che fa il tapirulà naturale ed è un pesce che contiene le stesse carni magre perché fa la ginnastica di un pesce pescato. Certamente poi ci sono anche i pesci da allevamento nelle masche che ci mettono i mangimi e finita lì. Però oggi purtroppo nelle pescherie non lo potremo mai sapere perché ci sono molti proprietari di pescherie che sono un po' furbi, non glielo diranno mai,
Però se voi andate al supermercato, ricordatevi che voi leggerete sempre quel pesce dove è stato pescato, in quali acque, con quale amo e che tipo di mangime ha mangiato. Quindi fate sempre attenzione che non è vero che le grosse distribuzioni non sono sicure e danno un prodotto peggiore del pesce o del prodotto che normalmente noi prendiamo nel nostro negozio di fiducia. Per quanto riguarda le carni invece, certamente una carne giovane, una carne fresca che vive al pascolo, che mangia l'erba e non è una carne migliore. Però anche lì, lei come fa a saperlo? Se lei va in una grossa distribuzione, probabilmente c'è scritto sopra, le dice pure il nome della mucca. Ma se lei va in una macelleria qualsiasi, lei non saprà mai che tipo di carne è e che tipo di mangime ha mangiato e che carne, che qual è la carne. Lei dice sì, dal sapore è buono, ma quante volte noi mangiamo cose saporite che ci fanno male senza saperlo? Qual era la seconda domanda? Stagionalità. Noi dobbiamo spingere i prodotti stagionali. Alla base della piramide alimentare, questo lo dirò anche al quarto nostro incontro, c'è una voce che dice stagionalità dei prodotti, perché non è solamente importante mangiare quel tipo di alimento, ma anche in che periodo noi mangiamo quell'alimento. Vale per i pesci, vale per le verdure, vale per qualsiasi cosa che ha una stagionalità. È inutile che noi prendiamo il prodotto di importazione per mangiarci la primizia, perché in quel momento, è una primizia. Ricordatevi che i prodotti che non sono stagionali perde una parte di proprietà nutrizionali da dove parte finché arriva sulla nostra tavola. Quindi la stagionalità è molto importante, mangiare il prodotto in quel momento. Vi faccio un piccolo esempio. Voi sapete una mela che arriva sulla nostra tavola dopo quanto tempo arriva? Ve lo siete mai chiesti? Può passare anche un mese da quando hanno raccolto la mela. Questo perché? Perché il produttore di mele non vuole perdere manco un centesimo se la vanno a prendere quando è matura, perché molte perderebbero. Il grossista non prende le mele mature, perché se non le vende subito cosa fa? Quindi a sua volta prende la mela ancora acerba, la mette nel silos, passano altri 10-15 giorni e man mano le vende finché diventa matura. Vale per le mele, perché stiamo parlando delle mele, ma quante volte abbiamo comprato dei kiwi che se voi lo prendevate, lo buttavate contro il muro, si rompeva il muro. Perché? Perché non viene maturato nel modo corretto. E tutta la frutta che non viene maturata nel modo corretto non ha le proprietà nutrizionali che noi vorremmo trasmettere ai nostri figli, a noi stessi, a chi sta male e così via. Stagionalità vale anche per i formaggi. Lei mi chiedeva dei formaggi. Lo sappiamo tutti quanti, fanno anche una grossa pubblicità ora. Il formaggio con una stagionalità 8-8 mesi non contiene lattosio, quindi lo possiamo dare a quelle persone che realmente hanno dei problemi di intolleranza al lattosio. Formaggi freschi che invece che contengono lattosio, perché non hanno quella stagionalità che ci permette. Poi ci sono dei formaggi di per sé che non contengono lattosio. Io un formaggio che consiglio normalmente ai bambini, anche a noi adulti, io e il mio amico facciamo delle grandi mangiate di gorgonzola, ci piace tantissimo a noi il gorgonzola. Il gorgonzola è privo di lattosio. Io il gorgonzola lo do ai bambini che hanno la diarrea, perché il gorgonzola, quel verde che voi vedete nel formaggio, è penicillium, è un potentissimo antibatterico che quindi ci disinfetta l'intestino. Quindi senza lattosio, un potente antibatterico, ben venga, però un momento, vedo che già la signora è felice lì, però noi non stiamo parlando del gorgonzola, quello bello pannoso e tutto il resto, stiamo parlando quello col verde dentro, vero? Buongiorno, per cortesia, il riso rosso col radicchio rosso lo consigliano, oltre che per chi ha problemi di colesterolo, per tutti, perché fa benissimo. Seconda domanda e ultima. Il tè bianco è molto
per il nostro sistema immunitario ed è da preferire addirittura, secondo alcuni, al latte alla mattina. Grazie. Ha detto riso rosso, non... Riso rosso con radicchio rosso. Ok, allora, riso rosso con radicchio. Con radicchio rosso. Ah, quindi stava parlando di un piatto, non del riso rosso come... Allora... Anche il riso rosso per se stesso. Allora, noi dobbiamo distinguere il riso rosso fermentato dal riso rosso. Il riso rosso fermentato è un vero integratore che si dà nelle persone che sono affette da lieve ipercolesterolemia. E quello è il riso rosso fermentato. Non c'entra niente col cibo, perché quando noi mangiamo il riso rosso non abbasseremo mai il colesterolo, perché è completamente un'altra cosa. Sarà questo che voleva sapere. Poi, il riso rosso, insieme al radicchio, alla trevisana o insieme a tutto ciò che è rosso, contiene una sostanza che si chiama procianodine oligomeriche, che sono dei potentissimi antiossidanti, che in realtà tengono sotto controllo l'ossidazione della cellula. Però nel riso rosso dobbiamo vedere come è stato tostato, come viene cotto. Con le verdure si potrebbe più fare, se noi facciamo una cottura salutare col cestello con poca acqua, probabilmente sì. Comunque tutto ciò che è colore rosso contiene dei pigmenti che sono degli antiossidanti. Il licopene prima è un antiossidante e color rosso, però sono le procianodine oligomeriche in queste sostanze che ci danno quella cosa che lei diceva che fa bene. Però si ricordi sempre le cotture, perché se lei lo frigge... Ah, il tè bianco. Guardi, i tè, c'è chi dice che il tè verde contiene le catechine che sono dei potentissimi antiossidanti. C'è il riso rosso che si chiama rooibos, che dicono che contiene dei potentissimi polifenoli. Il tè bianco, comunque, il tè in generale è una bevanda salutare. L'importante è che si faccia attenzione a non abusarne, soprattutto chi soffre di calcoli renali, soprattutto chi fa grosse quantità di tè verde, di tè in generale. Quindi il tè ben venga, è un'ottima, però meglio del latte non credo. Buongiorno professore, sono qua. Buongiorno. Mio marito anni fa è stata asportata la cistifelia. Da allora lui soffre di colon irritabile. Esiste una correlazione? È stato asportato in via laparoscopica, vi scusate la domanda, hanno aperto? Sì, esatto. In via laparoscopica? Sì, esatto. Sì. Beh, in via laparoscopica è difficile che abbiano toccato l'intestino. Poi, per carità, tutto è possibile, perché deve sapere che gli interventi in via laparoscopica si riempie l'organismo di gas per operarlo. Infatti suo marito dopo l'intervento avrà avuto 3-4 giorni aria da tutte le parti. Può darsi che avrà irritato un po' l'intestino, poi ha mangiato un po' di cose sbagliate, poi in realtà poi è venuta la cosiddetta sindrome del colon irritabile. Quindi alla fine, come diceva la signora prima, deve prendere quegli alimenti che si chiamano FODMAP. Buongiorno professore. Ora una domanda riguardo le bibite. Oggi sappiamo che ci sono diverse alternative alle classiche bibite zuccherate, come quelle zero. Possono rappresentare quindi una valida alternativa o sono da demonizzare? È sempre la quantità che fa male. Vale per le bibite, vale un po' per tutto. Se io bevo ogni tanto una bibita zero, male non mi fa di sicuro. Certamente quella con lo zucchero mi potrebbe far più male di quella a zero, però non pensi che le bibite a zero calorie ne possiamo bere quante ne vogliamo. Ci sono dentro dei dolcificanti, e anche i dolcificanti presi a dosi massicce non fanno poi così bene. A dosi massicce, ripeto. Volevo sapere, appunto, l'uso dei dolcificanti, quanto può? Allora, la signora ha chiesto quanto possono far male i dolcificanti, quanti ne possiamo prendere?
lavori scientifici veri che i dolcificanti fanno così male non ce ne sono di preciso. Certamente ci sono dei lavori che ci dicono le quantità che fanno male, perché se io prendo un dolcificante, non prendo 10 caffè al giorno, non bevo bibite zero e così via, anche se noi prendiamo un po' di dolcificante non succede niente. Fino a poco tempo fa, si dice tuttora che la stevia non ha queste controindicazioni, quindi ne potremmo prendere. Però anche sulla stevia ultimamente sono uscite un po' di lavori scientifici che vanno approfonditi. Non c'è niente che fa male, è la quantità, è la dose, è il veleno che diventa veleno. Quindi un po' di dolcificanti non succede nulla. Se lei consuma tantissimi alimenti con i dolcificanti, facciamo attenzione. Buongiorno professore. Volevo sapere il consumo di vino o birre analcoliche, adesso ci sono le birre zero, anche il vino zero, è una cosa salutare, un'altra domanda. Sì. I formaggi di capra, sono migliori a livello di colesterolo rispetto ai formaggi con il latte di mucca? Grazie. Allora, la prima qual era? Vino. Allora, io ai miei pazienti do una birretta analcolica, soprattutto chi è abituato a bere il vino e non riesce a toglierlo. Non è neanche cattiva, se devo essere sincero, una birretta fredda, che calda, però fredda si può bere. Se ne beve 5 al giorno le fanno male, se ne beve 1 al giorno non succede assolutamente nulla. Stanno facendo anche il vino analcolico, ma è imbevibile, infatti lo chiamano succo d'uva e non lo chiamano vino. Per quanto riguarda i formaggi, sì, i prodotti di capra sono più digeribili, hanno leggermente, un po' la stessa cosa, però leggermente il tasso di colesterolo un po' minore. Sono anche saporiti, se devo essere sincero, però è più digeribile rispetto al formaggio, ad altri tipi di formaggio. Mi scusi professore, due domande. Una sulla soia, se ci può dire qualche cosa sulla soia. Io non bevo latticini, bevo o latte di soia o yogurt di soia. E l'altra domanda, non me la ricordo più, ho aspettato troppo. Ci verrà, glielo dirò. Allora, soia, derivati della soia. La soia non è un legume molto usato in Italia. Se ne parla più come integratore che come legume. Però voi dovete sapere che noi siamo invasi ormai da salsicce di soia, bistecche di soia, polpette di soia. Quindi in realtà ultimamente arriva anche in Italia, però non è molto conosciuto. La soia ha un apporto proteico molto alto, infatti il cosiddetto vegano, le proteine dove le prende? Le prende in modo particolare dai derivati di soia. Se non è un grande consumatore di questa soia, lei la mangi pure, non succede nulla, però alla fine pure la soia può avere delle controindicazioni, soprattutto in determinate patologie. La soia è molto discussa, non sto dicendo né sì né no, nelle patologie della tiroide. Quindi alla fine ci sono alcune cose che anche la soia va vista sotto controllo. Però per darle un consiglio, invece di prendere sempre il latte di soia, si prende pure il latte d'avena. Là ci sono altri tipi di latti vegetali che potrebbero essere utili. Più diversifica, meno sbaglia. L'altra domanda me la sono ricordata. Era: adesso arrivano i cibi vegani, carne plant-based. Sta parlando della carne coltivata? Sì. Coltivata o la plant-based? La carne di laboratorio, giusto? No, ma in questo caso è plant-based, cioè
quella di origine vegetale. No, è diverso, è completamente diverso. Sì, vabbè, chiamiamolo carne vegetale, però sono polpette fatte con le melanzane, fatte con le zucchine, fatte... Certamente, ne può mangiare quante ne vuole, ci mancherebbe. Cioè, una cosa è la carne coltivata in laboratorio, una cosa è la carne, le polpette, i cosiddetti hamburger vegetali, giusto? Quella è carne coltivata in laboratorio, è diverso da quella che sostituirà probabilmente, quando io non ci sarò più, la carne normale. La pizza. Mi è stato chiesto la pizza. Io sono un fautore della pizza. Brava. Allora, però... dobbiamo anche dire una cosa, la pizza noi la mangeremo una volta a settimana, poi per carità uno va a Napoli e dice vabbè, la mangio per 2 o 3 giorni di fila. La vera pizza da napoletano è la marinara, pomodoro, origano, aglio, olio, quella è la vera pizza ed è la migliore di tutti. Poi c'è la margherita c'è mozzarella e olio, la vera pizza margherita non c'ha il parmigiano, ricordatevelo. Quindi pomodoro, basilico, olio, un pizzico di sale e mozzarella. Quella è la vera pizza. È un piatto completo, rientra nella dieta mediterranea. Tutti i piatti completi che rientrano nella dieta mediterranea sono dei piatti salutari. Poi se lei vuole fare una pizza salutare con poche calorie, io consiglio una marinara, pomodoro, origano, aglio, 2 acciughe sopra, un po' di rucola o 2 peperoni o melanzane e ci mangiamo la pizza. Bene, allora grazie a tutti. Vi ricordo martedì prossimo ci sarà la dottoressa Minerva che parlerà come smascherare le fake news alimentari, ed è martedì prossimo alle 10:30. Grazie ancora.